Parliamo un attimo di partita, ragazzi, per favore. Allora. Andiamo sulla partita, raga. Queste sono le statistiche. Perché io voglio sapere, perché oggi vi, anche Gianni si è buttato su quello, per non parlare dell'ennesima invenzione di Massimiliano. Io non l'ho parlato proprio, ho detto parliamo della partita. E questa è la mia stoffa. Questa è mia. L'unico che è stato il primo a dire basta, parliamo della partita. Ma questo è vergognoso, però Gianni. Max Allegri, qui in questa live, io presente. Max Allegri è stato criticato come un allenatore che non dà spazio ai giovani. Sbagliato. Che ha fatto Gianni? Max Allegri oggi scopre. Max Allegri oggi scopre un giocatore che io dissi anche su Twitter, come Mazzocchi, perché anch'io faccio il boomer su Twitter. Mi ricorda per certi versi UEA. Non so se non scopre neanche le sue palle quando va a pisciare. Ma di che cacchio parla? Per favore, per favore. No. Ealing Junior oggi, dopo aver perso un pallone in maniera stupida, lo recupera e lo porta in progressione davanti alla porta, come Kylian Mbappé fa col Paris Saint Germain o in finale dei mondiali con la Francia. Ealing Junior è un giocatore spettacolare e soprattutto a fine non partita capito, assomiglia Weah o Mbappé, non guarda, so. Guarda, è una vera e propria giurlo, allora se tu prendi Weah, Mbappé e Rafael Leao e li metti insieme, hai il giovane promettente di Ealing Junior. Ma a parte gli scherzi, Ealing Junior a fine partita intervistato gli chiedono quanto è stato importante Max Allegri per te nel tuo percorso, e lui risponde che Max Allegri ha svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita personale. Perché? Perché Max Allegri è un allenatore che dà importanza e spazio ai giovani, e quindi tu adesso, Gianni, chiedi scusa perché Max Allegri tiene ai giovani, perché ha scoperto Fagioli, ha scoperto Miretti, Luca, ha scoperto Ealing Junior, ha scoperto Sarri. Luca, ti pare normale? Con Max Allegri. Da Max Allegri non utilizzano i giovani. Se ti pare normale che lo copra? Il miglior giovane in Italia è per Max Allegri. Luca, ti pare normale che lo scopra a maggio? Cioè lui l'allena da agosto. Ma questo lo sa quanto ha giocato? A maggio? Questo qui è Benfica. Quarta partita di Champions, vai a verificare. Metti Ealing Junior titolare. Tu hai detto adesso. L'ho mutato. Prego Andy, poi Artric. Oggi viene scoperto da Max Allegri, a parte che uno ha già giocato, due gioca oggi, sai perché? Perché fa turnover, perché Costa giocherà, perché non quello, perché lui i giovani li fa giocare solo o se non sono è vero. O se i titolari sono rossi. Questi sono gli anti Max Allegri, no Andrei, non ascolto. Rovella, non esultare quando vince l'Europa League. Non esultare quando Max Allegri vince l'Europa League. Non esultare. E gli viene a chiedere scusa. Perché stiamo dicendo che Andrei, mi dispiace, stiamo dicendo cazzate, perché Max Allegri dall'inizio dell'anno fa giocare spesso Miretti in ordine, Fagioli, fa esordire Solé, fa esordire Ealing Junior, fa esordire lui. E quindi ma è finito il circo, porca puttana, l'ho tolto. Patrick. Allora Ortelli, allora, calmati. In primis, sai quanti minuti ha giocato Ealing quest'anno alla Juve? Meglio che non te lo dico, perché già questo ti metterebbe KO. Ma lo sai, caro Ortelli, che il caro Allegri, per far giocare Kostic fuori forma, ad aprile non ne ha vinta una? Aveva Ealing, perché non lo faceva giocare? Perché non ha fatto turnover? Ma io sono d'accordo con te che Ealing è un gran giocatore, ma perché non gioca mai Ealing? Non è che l'ha lanciato Allegri Ealing, è Ealing che è forte, di suo. Infatti non ha giocato manco una partita Ealing. No vabbè, perdonami, però Ealing, grazie mille a Maritocrazia Blanca per il raid. Ma quando cazzo mai giocato? Cioè, ragazzi, scusatemi, perdonatemi, potete essere anche contro Max Allegri, non mi interessa, però ma è Max Allegri che fa esordire, è Max Allegri, ricordiamo, che fa esordire Solé, Miretti, Fagioli e fa esordire Ealing Junior. Luca, scusami, Luca, siamo a maggio. Se la Juventus oggi ha i 5 giovani più forti in Italia, perché oggi la Juventus ha i 5 giovani più forti in Italia, è perché c'è Max Allegri che li fa. Ok, però non fare il monologo. Prego, Luca, aspetti, in ordine. Siamo in ordine. Ealing ha giocato 143 minuti. Ma che cazzo ha giocato? Non ha giocato un cazzo. Quindi cosa ha scoperto Allegri? Ha scoperto un cazzo. Era rotto, ma che mi piace il cazzo? Era rotto. Allora, in ordine sentiamo Gianni e poi voglio sentire il parere di Mazzocchi. Prego. Aiuto. No, ma io, ragazzi, allora,
parliamo seriamente. Allora, Allegri fa giocare i giovani quando non c'è più nessuno. Allegri non ha scoperto Fagioli perché Fagioli ha esordito con Pirlo e io da allora chiedevo la presenza stabile di Fagioli. Cosa? Adesso cosa ha scoperto Allegri? Se Allegri arriva dopo, lo manda in prestito, poi lo fa tornare, resta alla Juventus solo perché il procuratore li ha minacciati. Se ci mandate di nuovo in prestito, noi non rinnoviamo il contratto. E se l'è tenuto lì? Ripeto, l'ha fatto giocare a Lecce perché non c'aveva più nessuno. Lo stesso ha fatto con Sulè, lo stesso ha fatto con Illy. Quindi lasciate stare sta favola, perché i giovani nella Juventus hanno giocato solo esclusivamente perché non c'erano i titolari. E oggi ha giocato Illing perché deve far riposare Kostic per la partita con Siviglia. Non sono d'accordo. Allora deve far giocare Illing titolare giovedì con Siviglia. Lo deve far giocare, se come dici te. No, perché c'è gente più forte di Ealing in squadra. Abbiamo, non sto dicendo che Ealing sia il più forte giocatore del mondo, sto dicendo che è molto forte. Detto che era Mbappé, come se è Mbappé, ma da giovane deve ancora crescere. Ma ragazzi, ma diciamo, non capite. Fatemi sentire Mazzocchi. Aiuto. No, io sono convinto che oggi Ealing abbia giocato perché giocherà Kostic giovedì, questo è fuori discussione, quindi è chiaro che oggi, e non è soltanto oggi, Allegri fa giustamente turnover, perché l'Europa League è l'obiettivo primario, ovviamente a questo punto della stagione della Juventus, anche perché darebbe l'accesso alla Champions League il prossimo anno, al di là di quello che può succedere a livello di giustizia sportiva qua in Italia, sempre tenendo presente che anche l'UEFA potrebbe prendere dei provvedimenti, se mai li prenderà. Però io a Allegri riconosco comunque il fatto, più di altri, di dare fiducia a un certo tipo di giocatori e soprattutto utilizzare giocatori italiani. Questa è una cosa che della società Juventus mi piace, poi che ci sia Allegri o meno in panchina questo non conta. Detto questo, al di là di Ealing, oggi la Juventus prende 3 punti a Bergamo, che è vero, non è una roccaforte, però è un gran risultato. Adesso noi tiriamo sempre fango addosso ad Allegri, che non ci fa impazzire, però qualche risultatino. Scusa Marco, 24 tiri concessi, l'Atalanta tira 24 volte, poi becca la porta solo una. Beh, hai detto niente. Ma è demerito dell'Atalanta, più che merito. Però se fai 24 tiri in curva non contano, però 24 occasioni sono che stati due pali e un gol sbagliato da Pasalic da 10 metri alla porta. Non è che la Juventus ha fatto 2 tiri in porta, però ma se l'Atalanta fa cagare, che colpa ne abbiamo noi? Scusami Marco, se l'Atalanta fa cagare, no, la tua colpa è che tu li fai arrivare a tirare 24 volte in porta, e questa è la... Però Andy, ti posso dire che io, che l'ho vista tutta, l'Atalanta ha cercato, a parte il palo giustamente, cerca molto il tiro da fuori, che spesso finisce alto. Ma quello poi si per carità si finisce ragazzi, oggi Rugani oggi ha azzerato Zapata. Bravo Pancio. La verità è che la Juve oggi ha fatto una gran partita difensiva. Bravo Pancio, che ha sottolineato la partita di Rugani, perché secondo me Rugani veramente oggi ha fatto un partitone. E poi secondo me hanno tirato da fuori proprio perché la Juve dietro ha giocato in maniera perfetta. E non avevano linee di passaggio. Vabbè, la Juve difende basse e te li concede i tiri da fuori. Sì, infatti. Esatto. Sì, però oggi in particolar modo non ha, se vedete, l'Atalanta ha fatto proprio fatica ad avere le linee di passaggio per arrivare in porta, ma in perché area. Loro fanno intensità nella parte difensiva. Bravo, bravissimo. Sì. Però oggi particolarmente buono quello. Beh, posso dire che guardate il dato, 24 tiri la Juventus 10, però la Juventus quanto importa? 5, l'Atalanta 1. Ma vogliamo parlare di qualcosa? A metà. Ragazzi, bisogna essere concreti nel calcio. Se non sei concreti non si fa gol, punto. È molto semplice, un settore avanti, 1-0, 2-0, chi segna vince, 2-0. Punto, finito. Atalanta 24 tiri, quanti gol? 0. È semplice il calcio, ragazzi. Max Allegri insegna. Ragazzi, ma volevo chiedere agli juventini, quando Di Maria ha dato quella palla a Pogba, che cosa hanno provato? Perché quella lì è una palla, ragazzi, che non esiste. Mamma mia. Goduria infinita. Cioè, secondo... Però peccato che Pogba non è più lui, cioè non è neanche più lui, è fuori forma. Tornerà, secondo me, quello che era, perché ha fatto vedere la partita scorsa soprattutto delle cose fenomenali, secondo me. Deve recuperare fisicamente, un giocatore grosso. I giocatori grossi per recuperare fisicamente ci mettono tempo. E poi secondo me, e poi mi taccio,
lui ha paura di calciare. Io lo vedo titubante quando deve andare a calciare forte la palla, ma secondo me fa anche parte di un recupero psicofisico quando ti stai fermo un anno, perché io la vedo così. Gianni? No, no, sono d'accordo con Simone. Adesso paura di calciare, secondo me ha timore di calciare, non paura timore, di... Sì, sì, vabbè, fa paura nel senso timore. Ha paura di sbagliare, visto che sta riprendendo adesso. Bravo. Però ha fatto 20 minuti buoni la partita scorsa contro, adesso non mi ricordo chi, contro il Lecce. E oggi entra... Qua con Lecce fa questo dribbling qua, quando ha fatto quel... Sì. Ma poi qua se torna... Ma ragazzi, è chiaro... Se torna fisicamente, è chiaro che queste due mezze partite, questi due spezzoni di partita di Pogba sono propedeutici a un eventuale recupero per le semifinali di Europa League. Quindi certo, la prestazione infatti, in sé è relativa. Io infatti ho detto ieri nella live, ho detto secondo me giocherà un altro 20 minuti domani e io mi potrei aspettare anche che lo faccia partire titolare giovedì. Secondo me è troppo presto, perché dopo quello che ha avuto lui rischi di bruciarlo, che poi si prende veramente un infortunio serio. Sono robe che devi fare molto graduali. Gianni, forse più al ritorno che all'andata. Ritorno sì. Illing secondo voi andrebbe, che volevo chiedere ai Juventini, secondo voi Illing andrebbe provato più alto? Io, assolutamente sì, e Illing deve giocare da centrocampo in avanti. Il discorso di Illing lo fa giocare terzino a tutta fascia, però è poco. Un po' come Chiesa, quando fa Chiesa. Però la mia paura è che lo vendono. 5-2, quello è il ruolo. La mia paura è che lo vendono, ragazzi. Io ve lo dico da adesso. Se vendono Illing, resta Allegri da Torino. Gianni, il rinnovo di 2 anni mi puzza. Sì, raga, però c'è da dire una cosa, forse questa Juve qua, quando si è visto 10 minuti di Pogba, che ha giocato, non so quanto ha giocato, 10-15 minuti, che comunque è mancato tanto Pogba, perché comunque come tocca la palla. No, sì. Ma questo è un chiaro, proprio un chiaro esempio. Leggete qua, chi fa entrare Allegri? Una squadra che fa entrare Pogba, Vlahovic, Chiesa e Kostic. E voi adesso ditemi come io non devo pensare che siamo la squadra più forte della Serie A. Abbiamo una rosa che onestamente noi potremmo. Cosa stavi dicendo, Manfred? Che sicuramente era quel male. No, ma a me fa piacere quello di Ciortello. Non capisco come è quello che ho sempre detto io dall'inizio. Dire che la rosa è la più forte ed elogiare l'allenatore che fa arrivare la rosa più forte seconda. Cioè, proprio. Ragazzi, ma qualcuno aveva dubbi sul fatto che la Juventus forse con l'Inter aveva la rosa più forte del campionato, anche del Napoli? Onestamente no. Dove la Juve è pure più forte dell'Inter. Però se uno pensa a questo, ecco, poi critica. Però peccato che il Napoli è campione d'Italia, quindi... Ah, a proposito di Allegri, scusate, visto che ce li ho qui. Presidente, lei la settimana scorsa ha vinto questo. No. Non so Gianni, no. Cosa vuole dire. No, non ci sto. Gianni vuole chiedere la grazia al presidente. Io come Lukaku a Gravina, io chiedo la grazia al presidente. Vabbè, è un buon presidente come Gravina. Che ragazzi, scusa un attimo, Manfred. Non ti reputo come Gravina, la farebbe. C'è un'ultima ora di RMC Sport. Luis Campos ha parlato con l'agente di José Mourinho di un possibile arrivo quest'estate. L'allenatore della S Roma è interessato al Paris Saint-Germain. Ma come merda a Roma? Ma non voleva andare a fare di nuovo la Conference, quindi. Ma che è? E qualcuno mi ha detto che la Roma sta sondando Italiano, Passano dal difensivismo all'attacco totale proprio. Attenzione, se italiano cambia proprio tutto lo scenario. Ma è attendibile, Marco, questo RMC Sport? Allora, per quanto riguarda Paris Saint Germain non lo so. Sul fatto che Mourinho oggi sia molto lontano dalla Roma è evidente, insomma. Poi tutto può succedere.
però che in questo momento Mourinho non sarà, sì, sarà molto difficile, difficilmente l'allenatore della Roma l'anno prossimo, a meno che non ci sia un chiarimento clamoroso con i Friedkin, credo che sia così. Secondo me la Roma c'è Antonio Conte. Sì, pure secondo me, bravo Gian. Conte la Roma. Minchia, bellissimo, Conte la Roma, bellissimo, 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 bellissimo. Palladino la Juve. Bellissimo, bellissimo. Sarebbe, guarda, meglio di Mourinho, l'unico meglio di José. Non troverebbe, no, sai, potrebbe avere giusto qualche problemino con i tifosi Conte, perché insomma il suo passato non è un passato romanista. No, ma che gli no, è lascerebbe... Marco, però tu stai sopravvalutando, cioè, mo sono tifosi della Roma, lo sappiamo come sono. Ce n'è un altro che non vi dico. Ce n'è un altro che non vi dico. Il nome è grosso, nome grosso. Certo. Aia, straniero, aia. Straniero? Non vi posso dire di più. No, non sono autorizzato. Non lo posso dire qua, ragazzi. Io lavoro da un'altra parte, le notizie ve le posso dare io. Ma è molto molto grosso? È molto molto grosso, Marco? No, ho già detto troppo. Tu, Massimiliano Allegri. Ti piacerebbe Gianni, l'unico, eh? L'unico dei big che ha sempre espresso la voglia di andare per continuare ad allenare a Roma, Carlo Ancelotti. È Ancelotti che ha sempre Carlo Ancelotti vorrebbe tornare a Roma, sarebbe perfetto. Vediamo. Ah, io spero Conte, io sogno Conte. Con Conte esplodi, Pusi. Con Conte esplodi proprio. No, ma chi ha fatto proprio Conte esplode dopo due settimane se via Roma. È vero, Roma è una faccio, guarda WhatsApp, che hai un messaggio di una persona particolare che non posso dire. Poi onestamente io dopo Mourinho per andare a Roma sì, no, l'ho visto a posto, ci penserei 10 volte i paragoni sarebbero... no, un attimo che non abbiamo ancora chiuso con la partita. Volevo chiedere a Sonzo, che alla fine gli hanno chiesto solo dei cori, però un po' della partita gli volevo chiedere, perché ha detto che era contento. Arrivo. Prego, avevo fatto una promessa, però. Prego, so che... No, mi è piaciuta, dicevo, nonostante i deficit che aveva la rosa oggi, perché aveva tante assenze. Cioè, l'undici iniziale era scontato, perché poteva mettere solo quelli. Secondo vabbè, me. Vabbè, dai, manca Lukman. E Lukman, Højlund, Palomino. Ma Højlund non ha fatto il titolare fisso questa stagione. Però ha giocato spesso. Vai, ragazzi, quindi non avevi molte alternative. Lukman e Højlund. Lukman è tanta roba, ragazzi. No, però ha giocato meglio oggi contro la Roma che ha vinto. Raga, la Juve è in campo con Rugani, Iling Junior, Milik. Mamma mia. Cioè, Alexandro. No, ma comunque buon'analisi, Manfred, un'analisi fatta bene. Sì, da Sonzo la voglio. Si taccia. Poi dicevo, comunque ha messo l'undici iniziale che ha messo anche con la Roma, quindi l'ha interpretata un po' nella stessa maniera, anche perché secondo me Juve e Roma più o meno sono sullo stesso livello. Sì, l'ha interpretata nella stessa maniera. A inizio secondo tempo ha fatto il cambio Ederson Boga. Scusa, che intendi per Juve e Roma allo stesso livello? E come rosa più o meno non sono molto secondo me. Poi quando è finita Atalanta Roma? Lascia stare i risultati. No, è una domanda, non me lo ricordo, sono serio. Ha vinto l'Atalanta 3-1.